Ecco, mi sono seduta, mamma mia. Ok, happy sad day. Appena esco fuori inizio. Comunque, vi volevo, queste sono chiacchiere varie. Ok, mi ero mandato quest'articolo, no? Che dice 8 modi di proteggerci dai germs, i germi, in posti pubblici. La cosa è, non dobbiamo essere troppo fissati perché viviamo veramente bene con i germi e cose del genere, però si dovrebbe stare più attenti, però prendete questo con leggerezza perché se no, se prendete questo, però pensateci, e però non prendete troppo. Prendetelo con leggerezza perché sennò non si può uscire di casa. Ok, dice qui 8 cose. Ok. Iniziamo. La cosa più zozza, parliamo di cose zozze, che non facciamo neanche conto che quando andiamo in un ristorante, una cosa più zozza non è neanche andare in bagno, è toccare il menù. Dice qui. Hai mai visto qualcuno che pulisce? Quando siete in ristorante, ma avete visto i camerieri pulire, dare una lavatina sui menu o pulirli? Mai. E la gente se li mette vicino al viso, li tocca vicino alla bocca, li mette sul piatto. Dice qui che hanno fatto una ricerca sul Journal of Medical Virology. Dicono che hanno trovato che i virus dell'influenza e dei raffreddori può sopravvivere per 18 ore su delle superfici dure. E dicono che toccare ovviamente il menù, passi, la persona che si era seduta lì prima di te ha toccato quel menù, ti può passare i germs. Dice qui di non fare, ecco per le non fare che il menù tocca mai il tuo piatto o le posate e di lavarti le mani dopo che tocchi il menù. Vabbè. Prossimo. Andiamo al prossimo, un po' lento. Wifi. Il prossimo è. Quando andate a un ristorante o un bar e vi danno prendete un drink. E sai, vi mettono il pezzettino di limone sopra, il pezzettino di limone dentro e cose del genere. Cosa dice di quel pezzo di limone? Dice qua, nel 2007 hanno fatto un altro studio sul Journal of Environmental Health e dicono che più di 70% delle fettine di limone che mettono sul bicchiere, dentro il bicchiere, eccetera, aveva disease-causing microbes. Hanno preso 20, e questi researchers hanno comprato 21 bevande alcoliche in vari ristoranti, no? E hanno trovato 25 microorganismi in 76 limoni, includendo E. coli, non so come si dice in italiano, E. coli, E. coli, e altre è batteria fecal bacteria. Dile a chi ti serve la bevanda che non preferisce non avere la frutta. Ketchup è il prossimo cosa, o non so com'è in Italia, però qui in certi ristoranti hanno la bottiglia di ketchup, no? Sul tavolo. Hanno la bottiglia del ketchup, hanno la bottiglia dell'olio d'oliva, dell'aceto, il sale, il pepe, tutte quelle cose lì, no? Beh, non è che dopo che tu ti alzi vengono e ripuliscono tutto ciò che c'è sul tavolo, magari. Dice qua, è molto raro che i ristoranti puliscono i contenitori dei condiments. Forse li puliranno ogni tanto, però non. E tante persone non si lavano le mani prima che mangiano. Quindi, la persona che ha usato quella bottiglia di ketchup prima di te,
Non sai se si è lavato le mani dopo che è andato in bagno. Non sai se si è lavato le mani dopo che ha toccato, prima che ha toccato quel menù, eccetera, eccetera. Quindi ti merita, quando entri dentro un ristorante, di lavarti le mani con quel gel o di andare in bagno, però, e quello è ancora peggio, e lavarti con del gel batteria, insomma. Ok, la prossima cosa penso la sappiamo tutti, è quando andiamo in un bagno pubblico di non toccare mai le maniglie delle porte, mai, con un pezzo di carta, entrando e uscendo. Poi, se andiamo nei bagni pubblici, ovviamente ci sono le cosettine, l'aggeggino che tu spingi, spingi con le mani, penso qualcuno si è appena fatto la cacca e prima di te non si è ancora lavato le mani e ha toccato quell'aggeggino dove esce il sapone, il dispenser. Quindi pensate che il dispenser, che qualcuno ha fatto la cacca prima di te e l'ha toccato con le mani non lavate, quello è pieno di germs. Hanno trovato, un altro studio che hanno fatto, che prima di tutto lavati le mani bene con acqua e sapone, e se hai un gel ancora meglio, però nel dispenser del sapone nei bagni pubblici è strapieno di germs, E. coli e fecal bacteria. Ok, forse noi siamo già abituati a tutti questi germi, però ovviamente io non voglio toccare la fece di qualcun altro, né le voglio sulle mie mani. L'altra cosa, e non so se avete notato nell'altro mio video, che ancora sto provando a caricarlo di stamattina, che sono andata a fare un giro al supermercato. Nei nostri supermercati, prima che entri dentro il supermercato, hanno queste salviette antibatterie per i manici dei carrelli, perché hanno trovato, prima di tutto, come sapete benissimo, tante persone che hanno bambini piccoli mettono i bambini proprio davanti del carrello, no? I bambini sono strapieni di hanno i pannolini e cose così, e si fanno la pipì, la cacca. E comunque va in quell'area lì, poi le persone che prima di te che hanno usato quel carrello, no, non si, no, comunque hanno trovato in 25% dei casi, ora lo leggo qui esattamente, hanno trovato fecal matter, e di pulirlo con un po' di gel batteria prima che, perché da voi probabilmente non c'è queste salviette che danno da noi per pulire il manico, no? Quello è strapieno. E poi sapete, se avete bambini, sai, li mettete lì e loro toccano quel manico, mamma mia! E poi veramente dice qua, quello è un posto molto communo. La cosa è, e questo l'avevo letto, quando andiamo in un bagno pubblico, io questo lo faccio. Non tutti hanno il coperchio, ma se hai il coperchio, tu butta giù il coperchio col piede, con la scarpa, e poi spingi l'acqua, perché se non fai quello, questo non c'è scritto qui, però lo so, quando tu tiri l'acqua, non guardare giù così, perché se no ti spruzza la cacca e la cosa di 100.000 persone che hanno usato quel bagno sulla tua faccia, quella cosa dice che svolazzano 3 metri, una cosa assurda. Ok, vabbè, siamo un po' malate, però. Anche quando andiamo a bagni di persone che non, a casa di un'amica, cose così, è meglio chiudere il coperchio del water e poi stiriamo non mettete mai il viso lì, perché tutti questi germs si vengono in faccia di cacca di persone che non conosci. Non è close up and personal. Queste persone in bagni pubblici non li conosciamo, e io ovviamente non voglio che la cacca di qualcuno, mamma mia, che discorso, lo so, per farvi due risate. La prossima cosa è, cos'è? Dov'è? Ora l'ho perso, sono alla fine qui. Ovviamente, questo è esagerato, questo non si può fare. Quando andiamo allo studio del dottore, ovviamente, dice qui, quando vai a vedere il medico, l'ufficio del medico non è un posto che tu vai per evadere i germi, perché tutti vanno lì per qualche motivo. Per limitarti,
Portati i tuoi libri e i tuoi giornali o riviste, non prendere quelle che qualcun altro ha toccato. Se hai bambini o nipotini, portati con te i tuoi fazzolettini per il naso, perché da noi, forse anche da voi, c'è sempre una scatola di tissues, di Kleenex nell'ufficio, là nell'aria, e non toccare mai quelli perché l'hanno toccata gli altri. Se sei nella sala d'attesa, lascia almeno due sedie, due posti fra te e l'altro malato, no? Dice qui che i germs di una persona che tossisce o sternutisce viaggia un metro fino a che cade per terra. Che ne pensate? Vedete? Ok, questo è... dato mi odio fare taglia e video, il video continua e quindi volevo parlare di altre cose. Ok. Sono stata, ieri siamo andati in farmacia e c'era un crevazzo, no, la gente mette le cose fuori, e ho trovato per $1 l'uno, due magliettine di Tommy Hilfiger, extra large per Adriano. Guardate com'è carina questa. Ora la volevo far vedere prima che la lavo. Questa qui è nuovissima, nuovissima, $1, Tommy Hilfiger. Questa qui, e poi ho preso sempre per $1 questa qui che è blu, che mi piace da morire. Vedete? Guardate, e c'è il numero 85. Carina questa, eh? Guardate come è fatta dentro, tutta foderata. Questo per Adriano gli andrà bene per stare in casa, anche se lui tutto ciò che gli regalo diventa un reliquio. Poi ero in centro di New York giovedì e ho fatto una. Volevo andare a Urban Outfitters, penso c'è, non c'è in Italia, però arriverà perché c'è dappertutto in Europa. Urban Outfitters, e hanno le buste molto ecologiche, no? Knuckle sandwich. Solo perché stanno avendo i saldi. Però sul sito è $10 per la spedizione, gli puoi comprare una cosa, una cosa per $2 e comunque, vi faccio vedere quello che ho preso. Queste, ho preso due pochette che le vorrò regalare per Natale. Sono di vera pelle, faccio vedere questa. Questa c'ha un lion che ora va molto, questa è in vera pelle color beige. E questa è in vera pelle ovviamente. C'ha il ragno, è molto distressed, no? Guardate qui, erano $29 in saldo per 1,99, quindi ho speso $4. Guardate, come potevi lasciare lì? Da una cosa da 29 a $2, 1,99. E poi mi piaceva questa collanina qui, ora mi avvicino così la vedete meglio. Infinity Circle, e mi piaceva, era $12, l'avevo vista sul sito, però non potevo. Però quando sono passata l'avevano per $1,99. Guardate, da $12 a 1,99, quindi ho speso $6. Guardate, che ne pensate? Carino, Infinity Circle, e mi sta proprio bene. Ho questa sweat jacket, non so, boh, ora non mi. Ce l'ho come 2 o 3 anni, l'ho presa TJ Maxx. Mi dimentico il nome, mi verrà. Però è tutta ricamata, carina, vedi, ricamata qui. Mi dimentico il nome del brand. Se qualcuno lo vuole sapere lo scrive per giù. Ok, quindi questo finisce questo. Aspetta, questo, poi cos'altro? Volevo ringraziare tutte le mie amiche che ho su Instagram, perché io non ho Facebook,
Però questo è il telefonino di mio figlio. Quindi dato che lui è a casa ora per l'estate, ora torna a scuola dopo in 2 settimane. Quando lui non usa il telefono, quando lui è a casa uso Instagram, se no non posso usare Instagram. Beh, non, lo posso usare su PC, ma non posso vedere foto. Però, e non è collegato col mio canale, non è solo condividere. Quindi volevo ringraziare tutte le ragazze che vengono lì, facciamo delle chiacchierate. È molto Instagram, è carino, anche se ho notato che su certe foto, non le mie, c'è sempre politica, polemica, ma non si può mai stare tranquillo nessuno. Ecco perché i social networks io provo in un certo modo a evitare, perché inutile, una persona mette una foto e le persone, mamma mia, lo so che è una condivisione, però non si può mai stare tranquille. Però su Instagram, ora voglio ringraziare i miei vuoti. Eccomi qui, ovviamente la mia amichetta di cuore, Volbacchiotto 83, lei sa chi è. E poi Benzoni 1974, Antonella 79, che ci conosciamo da moltissimi anni prima di YouTube. Cristallina 77, i miei vuoti sempre lì, simpaticissimi. Federica X. E Emanuela, che ha ricevuto il premietto. Elisabettina, che ci conosciamo. E Simona Dolce UK. E tantissime persone. Poveri di Stella Makeup, mamma mia, 17 assurda, tantissime. Ma Made 71, la testa tra le nuvole, carina. E i sogni della Ele, Ele è simpaticissima. E Giulia, Silk Spectra, come è questo? Silk Spectrometry, Giulia, ci conosciamo. Tantissime ragazze che scambiamo pareri, idee. Comunque, a volte posso passare, quando se non mi vedete, passare per un po' perché non ho il telefono, comunque. Quindi volevo ringraziare tutte le ragazze. Poi vediamo, oh, su Rite Aid hanno, ovviamente c'è la carta igienica. Questa volta è su compra uno, il secondo te lo regalano. Insomma, ovviamente i saldi della birra, mamma mia, carta igienica e birra, proprio c'è back to school, ora c'è back to school, quindi c'è molte promozioni, cose del genere, così poi hanno, vediamo qui Pinterest, sono i soliti sconti Maybelline, ce l'hanno sempre, 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 sempre. Compra uno, il secondo a metà prezzo. Sì, poi c'è, hanno i saldi su Wet n Wild, 40% di sconto sui prezzi già stracciati di Wet n Wild. Poi c'è i Nivea Butters, questi qui, 2-3 dollari. C'è il Bio Oil. Mamma mia, io non so, lo so che c'è persone che dicono che è veramente buono, però non è neanche che sono schifezze dentro, è che se, non è niente di costoso dentro, te la fanno pagare. Poi c'è Olay, promozioni Olay, compra uno, te ne regalano uno. No, compra uno il secondo a metà prezzo, vari prodotti Olay. Poi c'è Dove, questo è il mio sapone, il Sensitive Skin. Se spendi 5,99 ti danno 3 dollari alla cassa, quindi incredibile. Qua su Gianfrida compra uno a e il secondo a metà prezzo e poi ti danno 3 dollari alla cassa, quindi puoi veramente giocarci. Se
se hai altri coupons, hanno olio 8,99, normalmente costa 12,99. Fructis, non trovo più quei prodotti. Oh, hanno il Monistat 1, questo qui, il Monistat 1, che è, sono suppositories, supposti, su Monistat 1, e se hai yeast infections, vaginal yeast infection, metti la metti una supposta e il giorno dopo passa tutto. C'è anche il Monistat 3, penso. Però Monistat 1 costa $15, però ti danno, non so quante ne danno dentro. Però, ecco, però funziona da morire. Infatti tempo fa, quando io ero giovane, la prendevo dal medico perché non la potevi comprare in farmacia. Ora si trova, perché è più facile, perché da volte devi andare al medico solo per fargli dare questa supposta, quindi ora si trova in farmacia tranquillamente. Poi di Kellogg's hanno compra uno, il secondo è gratis. Stessa cosa con le Kit Kat, che sono buone, compra uno, il secondo è gratis. Ci hanno lassativi, aspirine, compra uno, il secondo è gratis. Stessa cosa con le Duracell batteries, compra uno, il secondo è gratis, però costano, La Colgate ha delle promozioni, poi hanno addobbini per l'autunno. Comunque hanno questo, non so se mi vedete qui. Poi ShopRite c'era la carta igienica. A me mi interessa la carta igienica. Oh, hanno Oreo, i 12 confezioni piccine, $3,99, good price. La Hellmann's mayonnaise, che è divina, $2,99, ottimo prezzo. Oh, una ragazza mi aveva chiesto se è vero che mangiando schifezze si risparmia nel fare la spesa. Non è vero, perché io io faccio il menù basato sulle cose che sono in promozione. Faccio il menù basato sulla frutta e verdura che è in stagione, quindi quelli saranno. Quindi se tu fai la spesa, se invece di comprare una confezione di gelato, che ogni tanto compro la frutta e faccio la macedonia, quindi i prezzi su per giù per quella confezione di gelato e la frutta, o la verdura, se sono i broccoli in saldo compro i broccoli, faccio la pasta con i broccoli, o faccio il riso con i funghi, o quindi non è detto che devi solo non essere pigro, di avere un po' di pazienza, pensare al tuo menù e comprare le cose più fresche, più genuine. E non è che io penso che si mangia tante schifezze per praticità, siamo fuori casa o siamo stanchi, arriviamo a casa e siamo stanchi e apriamo una confezione di sugo già preparato per la pasta invece di farlo a casa, insomma. Però io quando lavoro i sughi e cose così me le faccio nel weekend e poi li metto nel freezer e poi ce l'ho per la settimana. La cosa è di sfruttare un po' il weekend per fare dei sughetti con la verdura, tante cose le mettiamo nel freezer e poi in settimana devi solo riscaldare, mettere l'acqua a bollire e c'è il sughetto già pronto. Quindi è solo c'è un po' più impegno se vuoi mangiare meglio, però è molto fattibile. E vedete anche del video che devo mettere, o che metterò, quello del mercatino, che io ho comprato della verdura e ho fatto un pranzo molto buono per poco, quindi c'è troppa luce, quindi non so quanto ho parlato qui. Oggi fa freschino, quindi vi auguro ciao con la manina.
Ora vado a rilassarmi un po' per il pomeriggio e spero di scaricare questi video. Sto avendo dei gravi problemi con l'internet. E grazie del vostro appoggio e ciao con la manina.